Utilizzo i materiali Cheyenne da oltre 10 anni e devo dire che mi trovo veramente bene con tutti i materiali che la Cheyenne propone, a partire dagli aghi, dalle cartucce. Innanzitutto sono molto sicure perché la Cheyenne ha brevettato un sistema a membrana che impedisce l'inchiostro di risalire lungo l'ago. Questo garantisce ovviamente maggiore sicurezza perché non c'è la possibilità di un inchiostro potenzialmente contaminato di risalire sulla macchinetta. Quindi questo è il primo motivo. Dopodiché la qualità degli aghi è altissima, non viene mai gettato via un ago perché non è perfetto, l'ago è sempre perfetto, i tipi, le possibilità di configurazione di aghi sono innumerevoli, quindi io riesco a, ho la possibilità di utilizzare da aghi veramente molto sottili e molto grossi in tutte le configurazioni possibili e questo aiuta ad arrivare a ottimizzare ovviamente il lavoro finale. Come macchinette io le ho provate tutte, le ho usate tutte quelle proposte dalla Cheyenne a partire dai primi modelli. Ad oggi utilizzo la Solterra con la quale ho trovato un equilibrio fantastico. È una macchinetta estremamente forte, ha una battuta molto, molto forte, ma al tempo stesso, switchando sul modo di utilizzo leggermente più soft, si riescono ad ottenere anche delle ottime velature. Tant'è vero che io lo utilizzo in tutti e due i sistemi, quando devo fare grosse campiture, campiture piuttosto pesanti e importanti, laddove mi serve una battuta piuttosto consistente e forte, la utilizzo in quel modo. Dopodiché, se io dovessi fare delle velature o dei bianchi e neri, allora lo utilizzo nell'altra configurazione e questo ovviamente è di grande aiuto ai fini di un ottimo risultato. Quindi diciamo che è una macchinetta estremamente versatile. Assieme al nuovo trasformatore, alla Power Unit numero 4, quello di ultima generazione, si riesce addirittura a lavorare a un voltaggio e quindi a una frequenza molto più bassa. Se prima si poteva arrivare a un minimo di 60 Hz, grazie a questo sistema si riesce ad arrivare addirittura sotto i 30 Hz. E lavorare lento mi consente di dare maggior consistenza al colore sottopelle. Quindi questa combinazione di aspetti tecnici mi garantisce il lavoro, il massimo del lavoro a cui voglio ambire.